l'essere che fa simile la figlia del Dio Sole, aveva partorito dopo che rinchiusa per suo desiderio in una finta barca era stata montata da un bianco toro consacrato a Poseidone, si trovò dopo lunghi anni in un sonno confuso, durante i quali era cresciuto in una stalla fra l'acqua, trascinato là dentro dei servi di Minosse che avevano formato lunghe catene per non perdersi sul pavimento del labirinto che era stato costruito da Dedalo per proteggere gli uomini da quell'essere e l'essere dagli uomini. Un impianto, cioè da cui nessuno che si fosse inoltrato trovava più la via di uscita e in cui innumerevoli intricate pareti erano gli specchi, tanto che l'essere stava accovacciato non solo di fronte alla sua immagine, ma anche all'immagine delle sue immagini. Vide davanti a sé un'infinità di esseri fatti come lui, come si girò per non vederli più, un'altra infinità di esseri uguali a lui. Balzò in piedi istintivamente per scacciare gli esseri accorciati e contemporaneamente balzarono in piedi le sue immagini, si rannicchiò e con lui si rannicchiarono le sue immagini. Non c'era modo di scacciarle. Fissò l'immagine che gli sembrò più vicina, crepò lentamente e anche la sua immagine si allontanò. Urtò col piede destro contro una parete, si voltò di scatto, si trovò testa a testa con la sua immagine, arretrò cautamente e cautamente arretrò la sua immagine. Si tastò il capo istintivamente e mentre lo tastava anche le immagini si tastarono il capo. Si raddrizzò e con lui si raddrizzarono anche le sue immagini. Fu colto da un senso di gioia. Si mosse verso la parete di vetro più vicina. Un'immagine gli si mosse a sua volta incontro, mentre altre immagini contemporaneamente si allontanavano. Toccò la sua immagine con la destra, toccò la sinistra della sua immagine, che risultò liscia e fredda al tatto. Davanti a lui le altre immagini si toccarono, immagini di immagini. Si spostò lungo la parete toccando lo specchio liscio, coprendo con la destra alla sinistra della sua immagine, con lui si spostò l'immagine, tornò poi indietro lungo l'altro lato della parete di vetro, tornò indietro anche la sua immagine, divenne più spavaldo, fece salti, fece capriole e con lui fecero salti e capriole un'infinità di immagini da percorrere, dalle capriole, dai balzi e dal muoversi sulle mani. Tale divenne la sua baldanza, visto che le immagini facevano contemporaneamente lo stesso che faceva lui, tanto che gli parve d'essere come un capo, anzi di più, come un dio, se avesse saputo cos'è un dio. Da quella gioia infantile scaturì un po' per volta una ritmica danza dell'essere con le sue immagini, che erano in parte speculatamente e in parte immagini. Identiche all'essere, e ancora, quali immagini, speculatamente diverse, fino a perdersi nell'infinito. L'essere danzò per il labirinto, attraverso il mondo delle sue immagini, danzò con un primo mostruoso, danzò con un mostruoso padre di se stesso, danzò con un dio mostruoso, attraverso l'universo delle sue immagini. Un tratto, però, interruppe la danza, si irrigidì, si accovacciò, fissò con occhi attenti e con lui si accovacciò non scrutare le sue immagini. Danzando, l'essere era scorta tra le immagini danzanti, un essere che non danzava e che non era l'immagine che lui vedeva. Riflessa che lei come essere accovacciata stava immobile.
muoversi. Con lo sguardo impaurito, fisso su quell'essere accovacciato davanti a lei. Sapeva che esisteva un solo essere accovacciato, ma non sapeva quale fosse l'essere non la sua immagine. Forse quell'accovacciato davanti a lei era l'essere, o forse una sua immagine riflessa. Il mio padre si alzò, era imponente, capiva improvvisamente che c'era qualcos'altro oltre il mio padre. Il suo mondo si era raddoppiato. Vedeva gli occhi che si rispettavano ovunque, la bocca e i lunghi capelli neri che scendevano sulle spalle, la pelle bianca, il collo, il seno, il ventre, l'inguine, le cosce, il connettersi, il comporsi di tutte quelle parti. Salutando lui mentre altrove gli si muoveva incontro. L'inseguì attraverso le pelintole e fuggiva. Fu come se una bufera avesse scompigliato minotauri e fanciulle, a tal punto turbinarono discostandosi, confondendosi, accostandosi un all'altro, e quando la fanciulla gli corse fra le braccia, quando toccò di un tratto il corpo, la carne calda, bagnata di sudore e non il duro vetro che aveva fin lì toccato. Comprese. Nei limiti in cui si può parlare di comprendere da parte del mio padre, che fino a quel momento aveva vissuto in un mondo in cui c'erano solo minotauri, ciascuno rinchiuso in una prigione di vetro, mentre ora toccava un altro corpo, toccava altra carne. La fanciulla si divincolò, la lasciò fare, arretrò. I grandi occhi fissi su di lui, e quando lui cominciò a danzare la fanciulla, e le immagini di entrambi danzarono anche loro. Lui
danzò la sua bellezza. Lui danzò la gioia di averla trovata, lei danzò la paura di essere stata trovata, lui danzò la sua liberazione, lei danzò il suo destino, lui danzò la sua domanda, lei danzò la sua curiosità, lui danzò il suo addossarsi, lei danzò la sua impulsa, lui danzò il suo penetrare, lei danzò il suo figlia. Danzarono e danzarono le loro immagini. E lui non seppe di prendere la fanciulla, non poteva nemmeno sapere che l'uccideva, perché non sapeva cos'era vita, cosa morte. Pieno di bianchi corpi nudi di fanciulli.